información que yo tengo familiar que tiene que tener con eso. Saben que yo sé cómo estamos funcionando, questo è un indirizzo mail a cui mandare le mail per qualsiasi problema riguardante la zona. Questo è parte del gruppo che mi aiuta nel consiglio di zona. Io vi invito tutti a partecipare perché ci serve sempre gente che ci dia una mano. Questo è lo squadrone che ha partecipato al gruppo di pallavolo che abbiamo perso. Comunque adesso vediamo un po' di passare, cosa facciamo, non solo divertirci, ma anche il lavoro effettivo della zona. Abbiamo partecipato ovviamente a tutte le campagne di raccolta, firme, sia per i rifiuti, per il forum, per le politiche, non abbiamo solo mangiato, non sbagliato. Abbiamo collaborato per altre zone, ma anche seguiamo le linee della nostra. Questo è un nuovo managerio, un grosso progetto molto interessante che prevede però la costruzione di parcheggi all'interno dei giardini del Lido. E mi sembra una cosa un po' assurda. Vedete qua in basso a destra, questa zona qua, c'è una tasca attualmente. E qui vogliono farci dei parcheggi, ovviamente i parcheggi VIP e i parcheggi giornalistici, non parcheggi per comuni mortali, come all'interno dei giardini, quei rettangolini rossi, poi perché l'auto passerà anche in mezzo a me. Stiamo anche appoggiando molti comitati della zona, questo è qualcuno forse di voi conoscerà, ma sono il comitato per la difesa degli ordini di Levanon, il progetto di ATM di abbattimento generale, per adesso sembra sia. Siamo riusciti a fermarlo con una raccolta di firme, posso dire proprio cosa abbiamo preso 500, ma che cerco aiuto, quanti c'erano, non mi ricordo. Stiamo cercando di appoggiare appunto molti comitati della zona, questa è la pagina degli ordini. Ovviamente la via d'acqua passa a mezza parte dalla zona 1, perché il primo pezzo di superficie non interrata verrà parte dalla Via Lartese, con un piccolo lo attraverserà, un parco che è già costruito, un parco che è stato voluto dai cittadini, non dall'amministrazione, è stato costruito direttamente dagli abitanti della zona, e adesso verrà sventrato dell'intero, per cui probabilmente ci aspetteranno le classi sociali. Niente, voglio ringraziare tutti quelli che mi aiutano, perché ne ho bisogno, e soprattutto loro, che sono quelli che parlano. Thank you.